Ben ritrovati al consueto appuntamento con Belinque Calcio. Anche in questa puntata tanti servizi e interventi per ricordare il calcio che non c'è e in studio la sempre affascinante Alexia Brancato, ma in tela di affascinanti non potevano mancare Franco Ricciardi e Marco Benvenuto. A loro va il mio saluto speciale, ciao e buona visione con Belinque Calcio. Eccoci qua. Dodicesima puntata di Belinque Calcio. L'assistente di studio ci ha dato via. Via, siamo tranquilli. Ma chi è tornata? E ho visto, adesso, finalmente. Direttamente da Milano ci sono ma arrivata per voi. Vedi, caro Marco, virtuale. Sì, virtuale, però, per l'amor di Dio. Però, insomma, abbiamo queste preferenze. Alexia è con noi, lei viaggia direttamente ogni giorno praticamente, va a Milano, fa questi scatti favoliti, visti gli scatti di Alexia? No, non gli scatti da 100 metri, gli scatti, io ne ho visti di molto belli anche sulla piazza del Duomo, veramente... Dove li vediamo? Su Facebook? Su Instagram. Ricordaci un attimo. Alexia.brancato su Instagram, Alexia Brancato Model su Facebook. Decidete voi. Tu non hai così, tu ne hai uno come me, siete disgraziati. E al massimo ci fotografano in Piazza del Ferrario. Lei invece va in Piazza Duomo, fa questi scatti, ma altri, quindi io vi invito davvero, perché sono fotografie molto belle, grazie. Davvero, no, no. Su questo bisogna... davvero ci fa piacere, insomma, voglio dire. Come scherziamo, poi no, effettivamente. Quindi insomma, ci fa piacere tornare da noi, ma sapere che insomma la tua carriera sta andando sempre meglio, ecco, non ci dimenticare, ogni tanto passa di qua. Si passa ogni tanto, perché sennò poi noi non siamo felici. Allora, se sei d'accordo, tu sali al secondo piano a raccontarci un po', a darci una mano a condurre questa trasmissione, e poi ci vediamo invece di nuovo qua nel finale. Okay. Va bene, Alexia? Grazie. Benissimo. Grazie. Allora, mentre Alexia sale al secondo piano, ringraziamo tanto, io vorrei dire soltanto questo, vorrei davvero ringraziare in modo molto forte chi ci segue, proprio perché ci seguono. Cioè, no, scherzo, va bene. E nonostante l'assistente di studio ci seguono, grazie perché le visualizzazioni stanno aumentando, stanno incrementando, questo non ci può che far piacere, è una trasmissione qui alla quale teniamo in modo particolare, molte le cose che proponiamo, vedrete stasera, ci sono tante belle cose, anche una chicca in uscita dal calcio. Ecco il secondo appuntamento con l'anchorman Carlo Barbero, che ci racconta un aneddoto degli anni 80 e 90 blucerchiati. Eccoci qui ragazzi, di nuovo un altro appuntamento dei miei ricordi calcistici e non solo calcistici. Ora volevo parlare di un personaggio che ho conosciuto nel 2004-2005, quegli anni lì. Un giorno ero lì davanti al mio solito posto, in fondo all'ingresso degli spogliatoi, vedo arrivare Dado Tedeschi, il grande Dado Tedeschi, insieme a un personaggio che è stato l'idolo della mia gioventù, che ora purtroppo è mancato, mi sembra, nel 2013. Parlo di Gigi Rizzi, che era un personaggio, magari i più giovani non lo ricordano, o meglio, sicuramente tanti lo conoscono perché ha fatto parte di tante trasmissioni televisive, specie su Rai 2,
è stato uno dei più grandi playboy della storia, ha avuto una storia con la Brigitte Bardot, e, insomma, che era un genovese pur essendo nato a Piacenza, però cresciuto a Genova Nervi, e personaggio eclettico, simpaticissimo. E appena visto, io mi sono precipitato e lui è rimasto un po' così, perché onestamente non si aspettava di essere riconosciuto, perché lui abitò tanti anni in Argentina e gli ho raccontato in 5 minuti tutto quello che avevo fatto da giovane. Raccoglieva articoli, foto, giornali che parlavano di lui nel famoso scandalo del Number One. Ora, chi non ha i capelli bianchi non si ricorda, ma fu uno scandalo pazzesco, si parlò di droga, si parlò di tante cose, c'erano personaggi televisivi, personaggi della Roma Bene, produttori, attrici, insomma, c'era il meglio del meglio dell'epoca. E devo dire la verità, diventammo amici subito, legammo subito. Fatto sta che un paio di giorni dopo mi scrive, io all'epoca non ho osato darle il cellulare, gli ho dato la mail, lui mi ha dato la sua, io gli ho dato la mia. Dopo qualche giorno mi scrive sulla mail, mi dice: io vado al baretto, se ci sei mi fa piacere. Io, figurati, lui era juventino. Sono riuscito a raccattare nel mio magazzino di maglie una maglia della Juve, gliela portai, lui era contentissimo. E diventammo amici, ci sentimmo nei giorni a venire, ci vedevamo spesso, io sono stato poi con lui a Saint-Tropez, a un suo compleanno, siamo veramente diventati amici, era un personaggio veramente fuori dalle righe, ti chiamava tutte le ore, eri capace magari a mezzogiorno oppure alle 11 di sera a sentire suonare il telefono, era lui che ti voleva salutare, che ti voleva parlare di un progetto. E insieme poi a un altro giornalista di un emittente molto nota diedi il via per una trasmissione che ebbe successo per parecchi anni, e non faccio nomi perché non è il caso, però l'idea tutto sommato partì da me, anche se poi nessuno me la vuole darmi i meriti, però discorsi sono cose che si fanno per un amico. Ma quello fa parte di uno dei tanti personaggi, come dicevo, nelle altre puntate che ho conosciuto, ma Gigi mi è rimasto nel cuore perché, e quando è morto a Saint-Tropez, sono rimasto veramente, veramente male, anche perché sono stato uno dei primi a saperlo, perché mi telefonò un amico e mi raccontò come andò. E veramente un personaggio unico, un personaggio che avrebbe potuto camminare 3 metri sulla testa della gente, invece era molto molto umile, molto simpatico, molto molto alla mano, era veramente un bel personaggio, compreso, vabbè, Dado non è neanche bisogno di presentarlo perché tutti lo conoscono, sandorianissimo, sempre presente, e anche lui diede una mano a consolidare questa amicizia, no, ho voluto raccontarla perché lo merita. E detto tra di noi, Genova personaggi del genere purtroppo non ne ha più, la dimostrazione è che si vede come siamo messi. Comunque, alle prossime, ciao! Bene, Carlo Barbero, un acquisto secondo me interessante. Il mercato di riparazione, no, perché è gennaio. E comunque niente, ha fatto anche questa volta una bella cosa, ci ha già preparato diversi spunti, diverse cose che sicuramente saranno interessanti per chi ci guarda, chi ci ascolta, E in effetti l'esperienza, insomma, insieme a Carlo nelle prossime settimane arriveranno altri componenti della squadra, insomma, quindi voglio dire, la squadra, il team di Benicche Calcio si arricchisce. E sempre, perché devo dire, effettivamente ci sono molti colleghi o amici che hanno piacere di partecipare. Un po' di figurine a questo, certo, punto, questa tornata. Quest'anno, questa puntata. È l'anno 76, sì. Siamo già in tempi. E vince il campionato il Torino quell'anno, Sì. Vediamo un po'. Naturalmente album Panini, rigorosamente Panini. Andiamo a vedere la Sampdoria, e qui non dico nulla perché dico sempre la stessa cosa, che la Sampdoria ha le figurine grandi e Genova, no, è un dato di fatto. Se vai avanti con degli anni arrivano anche le figurine più grandi della Sampdoria. L'importante è con tempi che corrono, speriamo di rimanere lì. Beh, insomma, quindi, ecco, cioè, sai, a te. Come dire, più... Beh,
Allora, vabbè, insomma, Massimo Cacciatore, grande portiere, poi una carriera anche molto, molto significativa, poi Domenico Arnuzzo, c'era Leli, me lo ricordo, non ebbe, voglio dire, non ha lasciato un grande ricordo, però Marco Rossinelli, per lui ci fu una sollevazione popolare, perché quando fu ceduto, Zecchini, che io ricordo, a essere onesti, nel fatto che era compruzzo di un derby, va bene, Valente, poi Bedic, arrivò dalla grande Inter, insomma, però... Micio Orlandi, poi Tuttino che si è fermato poi a Genova, Magistrelli. Tuttino, tra altre cose, segue la nostra pagina. Sì, poi sarebbe anche carino poi intervistarlo, perché non l'abbiamo ancora intervistato. Poi invece Magistrelli, io ricordo Magistrelli arrivò con grande enfasi, in Coppa Italia quell'anno lì segnò 5 gol, di cui, se non ho la cinta memoria, 3 alla Roma, 2-3 alla Roma, nella notturna sembrava, e poi insomma, Magistrelli. Poi Nello Saltutti, altro grande giocatore, poi Di Vincenzo, insomma, voglio dire, uno di quei classici passaggi da Genoa, Sampdoria. Poi Marcello Lippi, Ferroni, insomma, molto giovane, poi sarebbe diventato una bandiera, Giancarlo Salvi, ormai non sul viale del tramonto, perché ricordiamo poi dalla Sampdoria, dalla Vicenza, e fece la grande Vicenza. E poi Mario Marraschi, che è autore di un gol importante in un derby. Genoa. Beh, in Genoa andiamo a cercarlo nella Serie B di quell'anno e troviamo una formazione dove c'è il portiere Girardi, che tra l'altro l'abbiamo contattato, con piacere sarà disponibile una telefonata con noi. Poi Campidonico, che era un libro che poi in effetti ha un po' deluso. Non Campodonico, Campidonico, questo è quello di Campidonico. Ciampoli, un terzino che ha lasciato un po' di pochi ricordi, lo stesso Croci. Poi Rosato, beh, Rosato tornò a Genova, arrivò a Genova dalla nazionale, Castronaro, Arcoleo, Catania, anche questo ha lasciato un po' col segno, Conti era un prestito e fece una grande cosa, Bonci, che era un buon bomber, un grande bomber direi, però non riusciva mai, cambiava sempre gli anni, perché non riusciva a rimanere in un gruppo. Bruzzo e naturalmente Toni Lonardi, un giovane Bruzzo, sì, esattamente. Poi vedevo, visto che siamo nella Serie B, nel Foggia, guarda un po' chi c'è, Del Neri. Ah beh, sì, Del Neri, sicuramente, poi sono tanti Bordon, ormai poi giocatori, e beh, poi quegli anni l'ho detto, sono già l'ho detto appunto, che se non ricordo male concluse proprio la carriera dopo la Sampdoria, lasciato al Foggia, sì, nel 74. Vabbè, questo era l'album 75-76. Va bene, andiamo avanti, Franco. Certamente. La missione, quindi la palla passa nuovamente ad Alexia al piano superiore. Ed eccoci al momento più atteso anche dai nostri ascoltatori, l'intervista di Giovanni Giaccone, che ci parla di un'altra squadra della Serie A, che è stata una squadra rivelazione in passato, il Napoli. Sentiamo cosa ha da dire. Andiamo a parlare di un'altra squadra rivelazione, anche in questo caso qua è una squadra rivelazione atipica, stiamo parlando di una piazza importante, anche molto esigente, Napoli. È il 1974-75, questa stagione qui. E per il calcio italiano è l'anno zero, ovvero si viene dai mondiali di Monaco, dove la gloriosa squadra e i gloriosi campioni che arrivarono al secondo posto del 70 hanno fallito e stanno andando verso un declino, alla fine della loro carriera, Riviera, Mazzola, Facchetti e altri grandi campioni. Ed è anche un periodo questo, come abbiamo visto anche nei precedenti episodi, in cui tante squadre emergono per livelli diversi, abbiamo visto la Lazio la volta scorsa. In questo caso qua parliamo del Napoli. Il Napoli del 74-75 non è una squadra con personaggi particolari, con giocatori particolarmente forti. In realtà ha un allenatore che arriva con idee completamente rivoluzionarie, prende proprio spunto da quanto accaduto nel Mondiale del 74, pensando all'Olanda, e porta la zona in questa squadra
tutto sommato abbastanza tradizionale, diciamo, una piazza molto esigenze, ma pochi risultati. Guardiamo la formazione, in porta Gedeone Carmignani, i terzini sono il giovanissimo Bruscolotti, dall'altra parte Pogliana. I centrali, in questo caso possiamo proprio dirlo, sono Burnic e La Palma. Burnic, proprio il vecchio Burnic che arriva dall'Inter, ma che passando il tempo è diventato un libro, ne parleremo. La linea d'attacco con i centrocampisti da destra a sinistra, abbiamo Massa, poi abbiamo Giuliano, Antonio Giuliano, che è sostanzialmente la mente della squadra, il centravanti Crerici, Esposito e quindi Giorgio Paglia, dalla sinistra Giorgio Paglia. Il mediano di spinta di questa squadra qua è Orlandini. Questa squadra viene impostata da Milicio come una squadra da zona, quindi giocatori non particolarmente eccessi, a parte l'esperienza di Burnic, a parte un Carmignani che è comunque in gran spolvero, a parte, come dicevamo, Giuliano, che comunque dà una sua geometria, una sua ordine alla squadra, a parte Clerici, il centravanti che trova, detto il gringo, che trova in quella stagione comunque un momento di grande rispolvero con tante reti segnate. Milicio fa giocare questa squadra a zona, quindi cosa fa? Mette Burnic davanti alla difesa come libero costruttore di gioco, mette La Palma che fa il centrale con Burnic, era un terzino fluidificante, lo mette a fare il centrale con la possibilità di andare avanti e quindi fa giocare la squadra in un modo completamente diverso e i risultati arrivano. Arrivano anche se la rivoluzione fa discutere molti. L'antagonista per eccellenza del Napoli, in quel caso la pretendente al titolo per eccellenza di quegli anni, è la Juventus. La Juventus riceve, va a Napoli per giocarsi una partita che a quel punto lì diventa rischiosa per la Juve, ma la Juve riesce veramente a fare il colpo da grande squadra abituata a queste battaglie e vince 6-2 proprio a Napoli. È la rivoluzione perché Vinicio viene attaccato per un tipo di strategia che sembra un po' troppo azzardata per le squadre italiane e allora lui rivede qualcosa, Burnic ritorna un po' indietro, ma il Napoli insomma trova la quadra e comincia a vincere e a convincere. Sino ad arrivare alla penultima di campionato, quando poi è il momento in cui il Napoli andare a Torino a giocarsi veramente lo scudetto. Le due squadre sono divise da pochissimi punti, cioè basta una vittoria e Napoli può vincere il campionato. In realtà, anche in questo caso qua, gioca il fattore maturità, il fattore di capacità da parte della Juve di essere più squadra nel momento in cui si può effettivamente giocare lo scudetto, si può giocare a un certo livello. Vince la Juventus 2-1 e il Napoli in quel caso lì perde la possibilità di vincere un titolo che poi vincerà poi con l'era Maradona, che dove troveremo ancora i buon Bruscolotti che aveva iniziato proprio in quegli anni lì, in quell'anno lì, è uno dei protagonisti. Per quello che riguarda Vinicio è sicuramente una rivoluzione che farà molto parlare del allenatore che troverà poi altre piazze, ma non con la stessa possibilità di produrre questo gioco che in qualche modo va messo insieme vecchi giocatori come Burnic, giocatori un po' diciamo alla scoperta, non sicuramente famosi, ma aveva creato una squadra che quell'anno ha fatto sognare Napoli ed è stata sino a quando arrivò Maradona forse il miglior Napoli mai visto durante i campionati italiani. Bene. Napoli, pensai Napoli, sì, giusto, squadra di rivelazione, ma poi in realtà sì, lì dietro c'era comunque una Maradona, importante, insomma, no, ha fatto bene, perché in effetti in epoca di dominio di determinate squadre comunque il Napoli rompe un attimo gli equilibri, però con gli investimenti dopo il Cagliari, dopo... quale sarà la prossima? Non so, Giovanni, prima o poi devi arrivare, andiamo avanti, allora... Max, ricordiamo sempre il premio Max Cazzone che stiamo organizzando col comune, col patrocinio del comune di Genova tramite appunto la delegazione di San Piero d'Arena. Naturalmente potete come sempre fornire i vostri candidati per questo premio, un premio che viene destinato a chi si è distinto a San Piero d'Arena negli anni perché ha fatto qualcosa per San Piero d'Arena, l'ha fatta conoscere nel mondo, ma anche
ha fatto qualcosa per la delegazione, ha lavorato nella delegazione. Quindi è un personaggio noto che ritenete degno e sicuramente importante da dargli un premio, il premio Mazzola, città di San Piero d'Arena. C'è l'email, date i vostri nominativi, le vostre proposte a chi assegnare questo premio. Il premio sarà assegnato verso aprile-maggio, quindi mi raccomando, continuate a mandare email e a votare. Bene, adesso ci spostiamo un momento al piano di sopra perché c'è Alexa che dà i numeri. Vediamo sentiamo. Ora è arrivato il momento di leggere quali fotografie hanno ricevuto più like e più visite nella settimana dal 20 al 27 maggio. La foto del grande campione degli anni 60, Gaudenzio Bernasconi, che ha ottenuto bene 6.678 visualizzazioni. La seconda foto è la foto dei tre grandi ex del Genoa anni 70, Martina, Testoni e Briaschi, che ha ottenuto 6.149 visualizzazioni. Terza foto, ma non meno importante, la foto del grande Fulvio Fufo Bernardini, che ha ottenuto bene 5.498 visualizzazioni. Un altro appuntamento attesissimo di Belinche Calcio, ormai abituale perché c'è sempre, le caricature di Alex Di Biesti. Questa volta ci ha preparato due caricature di ex calciatori blucerchiati e del Genoa. Beh, sempre un momento bello, importante, Alex ci fa sempre piacere vederla all'opera, quindi insomma è un momento molto importante di Belinche Calcio. Vorrei sottolineare un po' questi numeri, sì, delle fotografie, per esempio Gaudenzio Bernasconi, tra l'altro anche lui ci segue da dove abita, 6.678 visite, voglio dire, ha una visibilità, lo cercano tutti sulle nostre pagine Facebook, no? E questa è una cosa molto importante, secondo me. Più importante, diciamo la verità, di 6.100 di Martita Testone Briaschi, che era un Genoa che è rimasto molto nell'immaginario dei tifosi rossoblu. E poi un tributo alla memoria, giustamente. Un tributo alla memoria. Bene, allora andiamo avanti e vediamo che cosa ci propone Alex. Bene. Bene.
È vero, a Benin che Calcio parliamo sempre di calcio, ma per un momento lasciamo stare il calcio e parliamo di una curiosità legata a Genova, che non tutti conoscono. Dagli anni 30 fino al 1961, in Corsa Italia, si correva il circuito della Superba, di automobilismo e motociclismo. Vediamo un servizio. Pochi lo sanno, ma c'è stato a Genova un circuito cittadino di corse automobilistiche e motociclistiche. Infatti, intorno all'anno 1935, ci fu l'idea di organizzare il primo circuito automobilistico della Superba, prova valevole per il campionato italiano assoluto di velocità, una manifestazione che andò avanti sino al 1961. Poi, verso la fine del 1936, fu proposto ufficialmente, arrivando all'aprile dell'anno dopo, 1937, con l'annuncio definitivo della competizione, che si sarebbe tenuta nell'ultima settimana di maggio. Il circuito, lungo e vario, di oltre 4.300 metri, era sostanzialmente costituito dalle due carreggiate del lungomare Corso Italia, da percorrersi in senso orario, con i due tornanti di ritorno all'altezza di Bocca d'Asse e di San Giuliano, con la variante di via Nazario Sauro. Vennero installate 5 tribune per un totale di 1.200 posti, più altre due, una per i giornalisti, con 45 postazioni, e una per i cronometristi. Tra queste vi erano 3 cabine acusticamente isolate, una per il servizio telefonico del circuito, che comprendeva 5 postazioni periferiche connesse con 4.000 metri di cablaggio, una per la postazione telefonica collegata alla rete urbana e interurbana ed una per la postazione microfonica collegata a 43 altoparlanti disposti lungo il circuito. C'erano anche tre grandi tabelloni che segnalavano ogni 5 giri le posizioni e i tempi dei primi concorrenti. Per l'impegno organizzativo, il successo di pubblico, la partecipazione di macchine e piloti di alto livello, si pensò con certezza a immediate successive edizioni, ma a causa degli eventi bellici incombenti si disputò solo il secondo circuito motociclistico il 26 maggio del 1940, a pochi giorni dall'entrata in guerra, e sul circuito genovese non si corse più sino al 1946. A vincere la prima edizione fu Carlo Felice Trossi, alla media, pensate un po', di 98 km orari su Alfa Romeo 12C 36 della scuderia Ferrari, quella che diventerà poi la famosa casa di Maranello, che portò a casa anche la seconda posizione con Mario Tadini e la terza posizione con Emilio Villoresi, ambedue su Alfa Romeo. Per vedere nuovamente le auto da corsa sul lungomare di Corso Italia si dovette attendere sino al 1946 con il secondo circuito della Superba. Ci furono, come spesso accadeva allora, anche delle vittime. A pagare quel prezzo sul tracciato genovese furono Silvio Vailati nel 1940 e Cesare Cavacciuti nel 1953. Poi, nel 1961, a causa di problemi economici e del traffico in forte aumento, la manifestazione fu definitivamente abolita. Nei primi anni 90, grazie alla passione del Veteran Club Ligure, si riparlò di circuito della Superba, questa volta però sotto forma di prove di regolarità. Si era pensato, anche qualcuno lo ricorda, nel 1992, in occasione delle Colombiadi, di organizzare più o meno sullo stesso tracciato il Gran Premio di Formula 1 di Colombo, ma poi non se ne fece nulla. A chi interessa l'argomento, consigliamo un libro dal titolo Si correva lungo il mare di Genova, scritto da Guido Andrea per la collana Libreria dello Sport, allora guidata dal giornalista recentemente scomparso Gianluigi Corti. Un po' di pagato, sì, non era ci faccio, però mi sembra una cosa interessante questo discorso che in Corso Italia c'erano delle corse in moto,
e in macchina di assoluto livello, come adesso la Formula 1, no? Quindi circuito urbano come Monte Carlo. Circuito urbano, vogliamo, tra l'altro, se ben ricordi, nel 1992, quando c'erano le Colombo, si era pensato di fare un Gran Premio di Formula 1, sì, città di Colombo, poi purtroppo questione di soldi, questione di tante cose, non si è fatto. Noi riteniamo che, indipendentemente dal fatto che si parli primariamente di calcio, però possa essere interessante, carino, certo. Opportuno portare avanti altri tipi di... E anche le foto, avete visto qualcuna un po' sbiadita, perché sono foto degli anni 30, anni 40, quindi, però mi pare che la testimonianza di questa cosa che ha vissuto Genova sia parecchio importante. Volevi dire qualcosa sul quiz? Allora, la volta scorsa abbiamo mostrato una fotografia, qualcuno ha scritto e anche indovinato, ma non era facilissimo. Lo facciamo vedere un attimino ai nostri telespettatori. Si trattava di Francesco Rizzo, detto Mandarino, che giocò nel Cagliari di Gigi Riva, è un grande battitore di punizioni, una battitore di punizioni fantastiche, e giocò anche nel Genoa, quindi era Mandarino Rizzo. Guardate un po' quello di questa settimana, era un attaccante della Sampdoria degli anni 80. Mi sei No. Vabbè, vediamo se magari qualcuno si concentro meglio. Vediamo, ti do un aiuto. C'era una canzoncina che la Sud cantava quando entrava in campo lui e riguardava, mi pare, Alberto Camerini. Quella canzone che faceva ta 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 ta, segna il gol. Va bene, però il tempo ci cambia. Sì, certamente. Andiamo avanti. Altra proposta di Alexia. Ora, un altro momento atteso della nostra puntata di Belinche Calcio, l'appuntamento con il direttore di Pianeta Genoa 1893, Marco Liguori, che ovviamente ci parlerà di un aneddoto del Genoa. Eccoci quindi col consueto appuntamento con Pianeta Genoa, col direttore Marco Liguori. Buona giornata, grazie di aver accettato l'invito. Ciao Franco, ciao Marco. Allora, questa volta, l'ultima volta abbiamo parlato dell'incontro di Firenze, direi che è andata anche abbastanza bene, voglio dire, no? Poteva andare meglio, ma è andata bene. Sì, è un bel pareggio, anche se insomma c'entra poco il passato con il presente. Lasciamo stare, va. Torniamo al passato, allora, cosa ci racconti questa settimana? Guarda, questa settimana sono andato a vedere appunto con la nostra macchina del tempo, il primo Atalanta-Genoa del 16 gennaio 1938, pensa a te. Che all'epoca il Genoa si chiamava Genova 1893 per motivi politici. Certo. E il Genoa vinse 4-3 quella prima partita, fu molto una partita di quelle proprio cappa e spada, come dire, sì. Cioè botta e risposta. Il Genoa era un Genoa, poi quello era un Genoa che dominava la scena in quegli anni, c'era l'allenatore Lagarbut, il presidente del mitico Juan Curiolo, che aveva vinto, con cui aveva vinto l'anno prima la Coppa Italia. Certo. Quindi in quell'anno arrivò terzo, quindi parliamo di un Genoa molto molto importante dal punto di vista dei risultati. E in porta c'era un certo Manlio Bacigalupo, allora, di Valerio, che direi è il massimo portiere, allenatore Garbut, che era tornato ancora una volta sulla panchina, porta Bacigalupo, un grande Genoa. In quella partita le cronache dell'epoca dissero che in effetti l'Atalanta fu sfortunata, perché il Genoa fece una partita da Genoa, nel senso che nel primo tempo vinceva 3-1, sì.
cui il gol segnò prima Scarabello, poi centravanti Barsanti, poi ci fu l'autogol di un certo Lino Bonilauri, perbacco, che era Lino dell'Atalanta. Proprio quell'anno si era stato, in quella stagione era stato trasferito dal Genoa all'Atalanta, che in tanti vecchi genoani si ricorderanno, poi c'era anche il club che è intitolato. Però magari pochi ricordano che Bonilauri ha giocato anche nell'Atalanta, forse. Sì, nell'Atalanta, esatto. Segnò il terzo gol, quindi un autogol in favore dei suoi vecchi colori, quindi i colori rosso-blu. Primo tempo 3-1. Il secondo tempo comincia con l'Atalanta completamente rinnovata. Ricordiamo che ai tempi non esistevano le sostituzioni. Quindi la squadra era trasformata e nel giro di pochi minuti arrivò sul 3-3. Dal 3-3 l'Atalanta si blocca di nuovo, rallenta il gioco, il Genoa prende il comando delle operazioni e al 41esimo, quindi quasi in finale della partita, ci fu un calcio di punizione battuto da Genta, dal terzino del Genoa, pallone in aria, Muschia furibonda, di testa Figliola, che era l'uruguaiano, che era una delle stelle di quella formazione dell'epoca, mise un pallone beffardo che lentamente entrò in porta. Il Genoa vinse 4-3, appunto quel campionato fu bello, diciamo, una marcia ben sostenuta, perché arrivò al terzo posto. Era un bel Genoa, si qualificò per l'allora Coppa dell'Europa Centrale, che era l'antenata, la nonna della Champions. Certo. Come dire, no, più della Champions, no, forse della ammettata l'Europa League e la Champions, perché era un torneo un po' che raggruppava una serie di squadre. Sì, erano, diciamo, ancora gli albori, cominciavano a fare un po' le cose abbastanza poppa. Bene, esatto, insomma, esatto. Si cominciava. E quindi fu una vittoria, il primo confronto in trasferta tra Atalanta e Genoa si risolse a favore del Genoa, quindi una vittoria, ecco, bella, confortante, però bella. Poi magari può darsi pure che quella di domenica sia qualcosa del genere, ma perché no? Lo sperano tutti i tifosi rossoblù, chissà. Chissà, poi con Gasperini, che vado a memoria, è stato solo, ha perso solo 3-1 però al Ferraris, che eravamo, ti ricordi, allo stadio. Certo. Il famoso 3-1 con la nostra foto finale, con il 3. Pazzesco. Senti un attimo, va bene, ti ringraziamo, ricordiamo un po' gli appuntamenti quindi di fine settimana di, appunto, Pianeta Genoa. Sì, noi facciamo, cioè questa settimana è un po' particolare, perché ci ha messo praticamente la partita alle, cioè la diretta live match alle ore 15 di domenica tra Atalanta e Genoa, e a seguire alle 17, quindi come finisce c'è l'altro live match, quello della primavera, Sassuolo-Genoa in trasferta, quindi saremo una domenica, una domenica di grande lavoro. Bene, di grande lavoro, infatti. Speriamo che tutto vada bene. Ti ringraziamo, ringraziamo naturalmente te come direttore, ringraziamo Pianeta Genoa e l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie, grazie a voi tutti. Bene. Grazie. Grazie al direttore. Vabbè, sì, insomma. Ormai siamo scontati. Però, voglio dire, ricordiamo appunto, come ricordiamo, Pianeta Genoa e Santoriannews, nostri partner, secondo me. Noi pensiamo di aver fatto reciprocamente una scelta per parte nostra, voglio dire, segnaliamo questi due siti rosso-blu cerchiati tra le migliori cose che ci sono nel pianeta. Nel panorama, sì, nei social. Ha incontrato, non tanto, voglio dire, tra chi è più bravo e meno bravo, ha incontrato le nostre filosofie, come occorre, secondo noi, intendere il calcio. Andiamo ancora avanti, Franco? Altro servizio. Sì, andiamo un po' veloce perché insomma molte le cose da proporre, per cui lasciamo la parola sicuramente da Alessia. E ora un video documento sugli albori del Genoa, inviato dal nostro amico e collega Michele Corti di Mediaset. Vediamolo. In Italia, alla fine dell'Ottocento,
giocano al football soltanto gli stranieri. Il paese si è appena ripreso dalla batosta di Adua e lavora duramente, a Genova più che altrove. Negli uffici delle società marittime e sulle banchine del porto, una brigata di giovani inglesi decide di fondare un circolo sportivo per occupare il tempo libero. È il settembre 1892 quando nasce il Genoa Cricket and Athletic Club. Non è passato un anno che il calcio entra di prepotenza, alla sua maniera, nel club e il Genoa vince addirittura il primo rudimentale campionato italiano. Dei primi 7 campionati italiani, il Genoa ne vince 6. In campo cittadino intreccia memorabili duelli con l'Andrea Doria, la vecchia società ginnastica che nel 1899 ha cominciato a praticare anch'essa il calcio. Nel quadro di questa rivalità si inserisce nel 1912 l'episodio Santa Maria, un primo esempio piuttosto polemico di professionismo. Altre grandi squadre si sono levate ad ostacolare ora il cammino del Genoa: Milan, Juve, Internazionale, Provercelli, Casale. Tuttavia nel 1915, quando lo scoppio della guerra interrompe il torneo, lo scudetto viene ancora assegnato ai rossoblù. È il 7º. A guerra conclusa, il Genoa è ancora tra i protagonisti del campionato. Vince 2 scudetti nel 23 e nel 24, effettua una prestigiosa tournée in Sud America. L'organizzatore di Orzi ne riporta un attivo sorprendente, 102.000 lire dell'epoca. Nel 24-25 il Genoa perde il titolo in una romanzesca finalissima col Bologna, articolata su 5 partite. Depré, il grande portiere del tempo, si arrabbia ancora oggi a ricordare quell'avventura tragicomica. Il mio capitano Renzo De Vecchi ha detto: la partita è finita e avete vinto. Noi siamo ripartiti per Genova, se non che al mercoledì viene fuori quel solito tribunale che ancora adesso funziona e dice: la partita non era valida e regolare perché il pubblico era in campo. Nel 30 il Genoa manca lo scudetto per un fatale errore, un rigore sbagliato nel confronto decisivo con l'Ambrosiana. È la stagione in cui esordisce trionfalmente il centrattacco Guglielmo Stabile, un argentino di origine italiana. Poi vengono i tempi meno felici, con le 3 retrocessioni nel 34, nel 51 e nel 60. Ma le disavventure dei rossoblù non hanno diviso la squadra dalla sua folla, neppure quando la rivale concittadina, la Sampdoria, ha giocato tornei di grande eleganza ed efficacia. Il Genoa ha ritrovato il suo fedelissimo pubblico, che abitualmente gremisce la gradinata nord dello stadio di Marassi e soffre ogni domenica le pene dell'inferno per questa benedetta vecchia ragazza, povera di palanche ma sempre ricca di fascino. Bene Franco, siamo arrivati quasi in fondo, però voglio dire, facciamo un commento generale sulla storia di Veliche Calcio. Ormai siamo alla, sono fra la 12ª puntata. Correggimi se sbaglio. Correggimi se sbaglio, no, siamo alla 12ª puntata, siamo sulla 40ª, cos'è? Siamo sulla 39ª, ti ricordo che questi giorni, tu sei molto più bravo di me, questi giorni Veliche Calcio compie un anno. Fine gennaio. Prossima la candelina. La candelina con la bottiglia. Va bene, sì. Allora andiamo avanti, siamo davvero quasi in conclusione. Adesso Alexa ci presenta un contributo. Un appuntamento fisso. Non può mancare. Che piace molto ai nostri amici di Brucia Piatti. Siamo arrivati all'ultimo servizio di questa puntata di Belinche Calcio. Adesso andiamo nel mondo blucerchiato con Guido Pellotti di Sampdoria News. Vediamo cosa da dire. Il 12 di gennaio del 1976, allenatore Bersellini, il Doria ospitò l'Inter. Segnò Oriali per loro, pareggio Saltuti per la Samp. Gli andarono un vantaggio ai nerazzurri su rigori con Bonisedia e nel forse finale il Doria pareggiò con Rosinelli sotto la sud in tripudio. Se non che l'arbitro Ciace di Firenze annullò la rete per fuorigioco d'Arnuto, che però era finita in fondo alla rete e quindi non partecipava più al gioco. La partita neppure finì perché uno spettatore era entrato in campo. L'aveva ciucconto, mura l'arbitro, una borsa là,
che aveva fatto Lucià un birilli incisivo. Partita persa, squalifica del Ferrari per la giornata da giocare in campo neutro. Le prime due con Juve Mila Bergamo, l'ultima delle tre a Luca col Cesena. Le perdemmo tutte e tre, ma come cadeva da 20 anni ci salvammo. Purtroppo retrocedemmo l'anno successivo. Noi abbonati facciamo tutte e tre le trasferte. Racconto delle due a Bergamo per un paio di fatti curiosi che accadero. Giungemmo a metà mattinata nel capoluogo robico ed avemmo la prima sorpresa. A Genova circolavano da tempo, per scarsità delle monete da 50, 100, 200 lire, dei mini assegni di carta, la cosa che per noi era diventata normalità e i commercianti di Bergamo sembrò un tentativo di frutta. Capimmo di truffa, capimmo che era inutile insistere, il problema non esisteva perché ci cambiavano la normale moneta cartacea da 500 lire in su. Con tre amici salimmo su di un taxi e chiedemmo all'autista di portarci in un ristorante relativamente vicino allo stadio. Ci condusse in un largo vialone alberato, in un locale dove mangiamo ottimamente. Pagammo il conto per una cifra onesta, trattenne la ricevuta, assicurando il proprietario che fra due domeniche saremmo tornati da lui, grati per la sua gentilezza. Tra l'altro gli chiedemmo di chiamarci un taxi, ma lui ci consigliò una passeggiata fino al non lontano stadio, che fu piacevole essendo una giornata soleggiata. Non persi tempo, nel corso della settimana Ventura, prendendo il numero dal foglietto dal conto, sponsorizzato dalla marca di un'acqua minerale, telefonai e prenotai per 12 persone, dato che avremmo portato con noi moglie e proli. Facendo vedere il foglietto, chiedemmo l'indirizzo al gestore del bar dove avevamo fatto colazione, dicendogli se poteva chiamare tre taxi. Ci guardò con passione volmente per aggiungere: passa proprio di qui il bus che vi porta davanti al ristorante. Ringraziamo, seguimmo il suo suggerimento, gentilmente il guidatore ci scaricò l'indirizzo del foglietto. La sorpresa fu che il locale non era affatto quello dove avevamo pensato 14 giorni prima. Mangiamo benissimo a un prezzo onesto e alla fine ci presento la lista del conto, identica a quella che già avevo, cambiava solo il tipo di scrittura e l'ubicazione del locale. Tempo di svelare l'enigma ne avevamo. Difatti, durante il ritorno un treno, tristi e abbacchiati per la sconfitta col Milan, con un concitato brainstorming giungemmo alla conclusione che entrambi i ristoratori si rifondevano dalla stessa ditta fornitrice d'acqua minerale, che dava loro un omaggio ai foglietti per i conti dei clienti e che la stessa avesse consegnato per errore al primo quelli con l'indirizzo dell'altro ristoratore. Avevo solo quel numero e telefonai al gestore per informarlo dell'errore, dicendogli se voleva rimediare all'inconveniente. Mi rispose ridendo: lei lo farebbe? Rimasi un attimo perplesso, poi risposi: poi dicono di noi genovesi, eh? Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, ciao! Qua, insomma, puntata ricca di cifico, sì, si potrebbe dire. Veramente, no, mi pare che sia stata molta roba. Sei stata contenta? Sono stata contenta di essere tornata, mi ha fatto piacere di nuovo essere con voi a Belinque Calcio e spero di esserci di nuovo. Assolutamente. Quando vuoi, la porta allo studio 17 è sempre aperta. Con i cioccolatini, con i cioccolatini. Sì, perché poi insomma poi un giorno lo racconteremo tutti in retroscena. Devo dire che Alexia ci vizia in modo particolare, sì. Questo insomma non possiamo che gradirlo. Ricordiamo però un attimo, adesso poi uscita da qua in senso metaforico, però i prossimi appuntamenti tuoi? Adesso ho di nuovo la Fashion Week a Milano, con ovviamente tante foto e nel frattempo do qualche esame, inizio l'università e sto con voi. Soprattutto gli esami e il tuo intanto passo. Allora noi ti ringraziamo, chi ti vuole vedere e usare il termine ammirare, su tutti i social, Instagram, foto molto molto belle, veramente foto artistiche, complimenti ai fotografi. Like, follow. Ecco, i fotografi sono bravi, ma se il fotografo non è Richard, l'assistente di studio, proprio non ci dice niente. Quindi va bene.
Grazie a tutti, e chiaramente siamo noi ci ricordiamo, certo, anche a Michela Fanni Cazzola, grazie che la sua la proposizione, il suo lavoro è indispensabile, e l'appuntamento... Dici. C'è scritto. Va bene, no, dai, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao. Ed ecco un altro momento atteso dai nostri ascoltatori. Buongiorno. Tanto mi è ripartita troppo presto. Io vado, fai il track, non ti faccio vedere, ti apro io. Eccoci, secondo appuntamento con l'arco. Bye.